Sono all'ordine del giorno le notizie di abbandoni incontrollati, di rifiuti lungo le strade di Trani o accanto ai contenitori per la raccolta differenziata. Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali che ricadono sull'intera comunità. Chi si macchia di questo crimine ambientale è certamente persona in malafede, non certo disattente, che riversa il rifiuto anche tossico e inquinanti nelle strade e nell'ambiente. Sono dei veri e propri delinquenti e infatti i reati di abbandono dei rifiuti vengono pesantemente puniti dalla legge con sanzioni che arrivano anche fino a 3.000 euro e il doppio se si tratta di rifiuti pericolosi. Le foto che avete visto e quello che vedrete riguardano il caso della grave situazione in cui versa la strada vicinale Moschetto, che si trova a ridosso della statale 16 bis con ingresso in località Villa Carcano. Lungo tutto il percorso, di circa 1,5 km, sono disseminati rifiuti di ogni tipo e materiali inquinanti come vernici e solventi, residui di lavorazione delle aziende, plastica e addirittura amianto corrotto, così come lo vedete nella foto. Oltre che all'ambiente e alla salute collettiva, l'altro tipo di danno che molti ignorano è il costo di bonifica. Intervenire dove hanno agito questi delinquenti comporta delle spese spesso elevate e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare correttamente i rifiuti, secondo la filiera che fortunatamente la maggior parte dei cittadini rispetta. Sono tutti i costi extra che purtroppo ricadono su tutti, sono i soldi di tutti che potrebbero venire impiegati anche in un modo più costruttivo. Serve l'aiuto di tutti. Il Comune e l'Amniu fanno la loro parte, ma è necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti e non solo. È necessario diventare dei controllori ambientali, evitando di girarci dall'altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo. Se vedete qualcuno nell'atto di abbandonare i rifiuti, denunciatelo tempestivamente alle autorità competenti. Perché l'omertà favorisce solamente i delinquenti, abili a riversare sugli altri il loro costo sociale. Quando l'abbandono dei rifiuti verrà percepito e non solo punito come reato, allora deturpare il territorio sarà molto meno conveniente. Sono ancora molti tranesi che ignorano l'esistenza di un'app dedicata, denominata Beccato, messa a disposizione di chi voglia segnalare l'abbandono di rifiuti sul territorio. L'inciviltà si batte con la civiltà. Ognuno faccia la sua parte.